Oggi vedremo come dipingere i mari della Sardegna lavorando con l'acquerello, giocando con bagnato su bagnato e bagnato su asciutto, e questo è il risultato che cercheremo di raggiungere insieme. Per fare un buon dipinto, ormai lo sappiamo, bisogna avere un buon disegno, soprattutto se stiamo parlando di figurativo, di realismo. In particolare se stiamo parlando di acquerello che, non ammettendo grandissime correzioni e non potendo correggere facilmente gli errori, naturalmente ci penalizza se non abbiamo appunto una buona struttura di disegno sotto. Comunque la prima cosa che faccio lavorando col disegno di costruzione è proprio quella di impostare i volumi, di fissare i volumi sul foglio, dando a ogni elemento la sua proporzione e la sua posizione rispetto alla composizione che ho scelto. Io sto lavorando in formato 1 a 1 rispetto all'immagine da cui sto copiando, che ho a schermo, però voi se volete potete anche stampare l'immagine e poi ritagliare un pezzo di carta da acquerello 100% cotone della stessa dimensione, dello stesso formato della fotocopia che avete stampato. Naturalmente chi è iscritto alla mia newsletter ha già ricevuto l'immagine. Se non siete iscritti alla newsletter vi basterà farlo appunto per essere reindirizzati immediatamente in una pagina del mio sito all'interno della quale trovate tutti i soggetti degli esercizi che propongo qua su YouTube. Per avere una struttura ancora più precisa vi consiglio di fare anche un po' di tratteggio, quindi di segnare con appunto il tratteggio un po' di chiaroscuro e di abbozzare i dettagli degli scogli più evidenti, quindi suggerire gli effetti che ci sono in fotografia senza per forza sentirsi troppo legati all'immagine, possiamo anche un po' interpretarla, l'importante è che l'effetto funzioni. Dopodiché andiamo in tavolozza a preparare un blu che può essere un blu ceruleo, un blu cenere, un blu cobalto molto diluito. Se lavorate con un blu oltremare aggiungete una punta di rosso e poi torniamo sul foglio per stendere la prima velatura, che gestiamo partendo dall'alto e aggiungendo dell'acqua man mano che scendiamo verso il basso. In questo modo otteniamo una sfumatura che dalla parte più scura in alto diventa sempre più chiara nella parte bassa. Se per caso in qualche punto avete sbavato, potete riprendere la sbavatura con lo Scottex prima che asciughi l'acquerello. Ora torno in tavolozza a preparare il colore che a mio avviso fa da base a tutto quanto il soggetto, per quanto riguarda naturalmente gli scogli, la torre e la terra, e la scogliera sotto la torre. È principalmente un giallo molto chiaro, molto diluito, che stendo su tutta la superficie, anche dove c'è il verde, proprio perché è un tipo di colore che fa un'ottima base al verde che poi daremo successivamente. Naturalmente vi consiglio di far asciugare tra un passaggio e l'altro se volete un effetto pulito e preciso, oppure se volete un effetto più morbido potete lavorare bagnato su bagnato, come sto facendo qua sugli scogli. E sugli scogli vi consiglio proprio di usare questa tecnica perché permette di dare proprio quell'effetto più scuro in basso e più chiaro in alto. Quindi bagnate tutto col giallo e poi nella parte più bassa con la punta del pennello rilasciate un po' di colore leggermente più denso. Ritorniamo poi a lavorare sulla parte della scogliera che ormai è asciutta e quindi ci permette di fare una seconda velatura in cui macchio, lasciando qualche spazio chiaro, suggerendo proprio l'effetto degli scogli. Qua è proprio un lavoro di sintesi, quindi dobbiamo suggerire senza definire. Mentre continuo a portare avanti questi passaggi un po' in tutto il dipinto, lancio un sondaggio che non è valido per i sardi, quindi i sardi non possono partecipare. Vediamo se riconoscete di che torre saracena e di che zona, di che spiaggia della Sardegna si tratta. È famosissima, penso che sia abbastanza semplice. Però se volete potete partecipare e dirmi un po' se riconoscete questa torre, questa spiaggia, naturalmente lasciandomi i commenti qua sotto.
Intanto io continuo a dipingere cercando degli effetti a secco, quindi quando cerco questo effetto così secco, come vedete, il pennello è molto molto scarico. Ho realizzato un verde più brillante, sto lavorando con la punta del pennello e il serbatoio un po' carico nelle zone in cui il verde è più evidente, mentre invece in punta di pennello col pennello secco lavoro nelle zone in cui sto cercando un effetto appunto più ruvido, più naturale, che suggerisca la superficie di questa penisola, di questo promontorio. Lo stesso effetto naturalmente poi lo cerco anche con i toni un po' più caldi, quindi quell'arancione, quel marrone che abbiamo in fotografia. Naturalmente la fotografia, come vedete, se l'avete scaricata, è uno spunto, un punto di partenza, non per forza dobbiamo fare un lavoro strettamente legato o estremamente realistico. L'importante, a mio avviso, è sempre fare in modo che il soggetto sia riconoscibile, quindi magari fare attenzione alle sagome, alle forme, fare in modo che sia proporzionato, ma soprattutto quello che ci interessa è raccontare un po' l'atmosfera, l'ambiente. Lo stesso lavoro, quindi tutto quello che ho fatto sotto, adesso lo faccio nella parte della torre saracena, naturalmente lo faccio con i colori differenti, ma la tecnica è più o meno sempre questa. Io mi sa che non ve l'ho detto, penso di non avervelo detto, e questo video che vi sto proponendo oggi è estratto da un corso intero che ho dedicato a questo argomento l'anno scorso e che, se volete un po' approfondire, trovate sul mio sito internet e su Patreon. Vi lascio tutti i link qua sotto, così nel caso se volete seguire la lezione integrale, il corso integrale, trovate tutto. Comunque, a prescindere, continuiamo il lavoro con i colori e, come vedete, come ormai sappiamo, l'acquarello è una questione di sovrapposizione di passaggi. Che siano dati a secco, come in questo caso, o che siano dati col pennello un po' più carico, di fatto si parte dal colore più chiaro per caricare progressivamente colori via via più scuri, più densi e più coprenti. L'effetto secco, come vedete, è interessantissimo e ci permette in un soggetto come questo di suggerire un effetto davvero molto realistico senza stare lì a fare tutti i singoli dettagli. Se non l'avete mai provato prima di applicarlo al dipinto, vi consiglio di provarlo su un foglio a parte. Comunque, continuiamo a portare avanti il nostro lavoro intervenendo con un acquerello molto denso e molto scuro nelle parti più in ombra, lavorando con il pennello a secco nelle zone in cui abbiamo degli effetti ruvidi, lavorando con l'acquerello diluito nelle zone più chiare, ma comunque continuando sempre a cercare l'equilibrio delle ombre e dei colori. E passiamo adesso al mare, che è il vero protagonista in realtà di questo dipinto, e forse anche la parte che dà un po' più di problemi a chi ha meno esperienza, perché ci crea sempre qualche difficoltà. Io vi dico come affronto questo tipo di soggetti, questo tipo di mare, quando ci sono queste trasparenze, questi effetti così. Preparo in tavolozza tutti quanti i colori che riesco a vedere nella parte di mare che sto dipingendo. Quindi se individuo del giallo, metto del giallo, se individuo del blu, del marrone, del nero, metto questi colori, e lo faccio però sempre in questo primo passaggio con il bagnato su bagnato. Quindi utilizzo il colore più chiaro per dare la base a tutta la superficie del mare oppure dell'acqua pulita, e poi sopra intervengo con tutti gli altri colori per creare una specie di mappa dei colori, potremmo dire, cioè per fissare nelle varie zone i diversi colori che ho individuato. Non è importante che le zone siano esattamente quelle, naturalmente, anche perché poi col bagnato su bagnato cammina, però ecco, l'impressione che dobbiamo dare è quella proprio di creare questo puzzle di colori differenti che poi naturalmente andremo ad approfondire dopo. Essendo bagnato su bagnato, sulla prima base che ho dato, tendente al giallo, appunto al colore più chiaro, intervengo adesso con i colori via via più scuri. Mi raccomando, se volete ottenere un blu bello acceso, brillante, il colore che avete in tavolozza deve essere un po' più denso di quello che vi immaginate, perché come mettete il blu sul foglio che è già bagnato, il blu si diluisce con il giallo che c'è già e quindi perde molto della sua intensità. Se volete un blu tipo quello che sto ottenendo io, vi serve assolutamente un blu più denso. Comunque, già da qua viene fuori l'effetto. Inoltre, se lavoriamo con una buona quantità di acqua, abbiamo anche l'effetto di granulazione che qualsiasi acquerello crea, quindi vediamo nella parte concava della carta questo effetto appunto di puntini che è tipico dell'acquerello. Oggi vendono i colori super granulati, a forte granulazione, eccetera. L'acquerello granula di suo, cioè
tipico di questa tecnica. Quindi tutto il resto che trovate probabilmente è soprattutto marketing, diciamo. Comunque, ritorno sui colori per rafforzarli, questa volta bagnato su asciutto. Quindi ho fatto asciugare completamente i passaggi precedenti e da adesso in poi lavoro per linee, trattini, piccoli segni orizzontali, fino a quando non raggiungo l'intensità di colore che sto cercando o che voglio ottenere. Fatto questo, in realtà possiamo considerare finito il nostro dipinto, nel senso che una volta che il mare è bilanciato e ha tutti i suoi colori, la sua intensità, possiamo fermarci. È importante che le linee siano tutte orizzontali, non diagonali, altrimenti non funziona, ed è importante anche non caricare troppo. Quindi mi raccomando, non andate oltre. Se vi accorgete che il lavoro funziona, fermatevi. Io ho finito questi ultimi tocchi, infatti poggio il pennello, lo considero concluso e lo porto dal corniciaio. Grazie mille per aver dipinto insieme a me i mari della Sardegna e noi naturalmente ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ciao!